ADN Cronos. Come e fino a che punto si possono utilizzare gli extra profitti sui beni russi congelati? È possibile una nuova maggioranza Ursula nel Parlamento europeo? La Germania sta frenando lo sviluppo della UE? Le risposte di un ambasciatore di lungo corso possono essere meno diplomatiche di quanto si possa immaginare. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Cronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Maria Grazia Napolitano ha intervistato per l'episodio di Eurofocus di oggi Piero Benassi, ex ambasciatore italiano a Bruxelles e a Berlino, profondo conoscitore dei meccanismi decisionali europei. Ambasciatore, i rappresentanti dei paesi UE hanno raggiunto un accordo di principio per destinare a Kiev gli extra profitti derivanti dai beni russi congelati. Gli americani, secondo lei, si accontenteranno? E qual è stato il ruolo dell'Italia, su cui in particolare, in quanto presidente di turno del G7, erano concentrate le pressioni dei partner? L'accordo raggiunto ieri in Coreper a Bruxelles è un buon segno, lo definirei un successivo passo presso la definizione di questo atteggiamento che i paesi, vorrei dire occidentali appunto, oltre all'Unione Europea, stanno analizzando per rispondere non solo all'aggressione in sé della Federazione Russa all'Ucraina, ma in effetti ai danni provocati sul territorio, alle esigenze di ricostruzione, ma evidentemente anche alle esigenze di continuare il sostegno a questo paese aggredito. La decisione sugli extra profitti probabilmente darà oggetto ad ulteriori richieste per allargare il campo di applicazione, quindi non solo agli extra profitti, ma ai profitti in quanto tali, e sappiamo anche che c'è stata in passato e probabilmente continuerà ad esserci nelle prossime settimane una spinta da parte di Washington per allargare il range d'azione, tanto per parlare in maniera molto chiara, per aggredire i fondi congelati in quanto tali. L'azione dell'Italia, anche in quanto presidente del G7, che sarà chiamato in ogni caso, immagino, ad occuparsene non solo nelle fasi preparatorie di queste settimane, ma anche al vertice di metà giugno a Borgo Egnazia in Puglia, è stata quella, la definirei, di honest broker, come si dice in diplomazia, di onesto sensale, che in qualità di presidente cerca di tenere le possibili opzioni di decisione politica aperta fino all'ultimo momento. Senta, ambasciatore, lei era consigliere diplomatico a Palazzo Chigi durante le trattative che hanno poi portato alla nascita della cosiddetta maggioranza Ursula. Ritiene che sia possibile una riedizione, nel caso allargabile a destra o a sinistra? E poi, secondo lei, alla fine Fratelli d'Italia, insomma Meloni, voterà per von der Leyen? No, la vera domanda non è se è possibile, la vera domanda è se è probabile, nel senso che sicuramente è possibile, ci mancherebbe altro. Quanto è probabile? Vabbè, a me viene facile rispondere, lasciamolo dire agli elettori. Ritengo che sia non solo possibile, ma anche abbastanza probabile. Quanto alla parte finale della sua domanda, vorrei rispondere una volta tanto non in modo diplomatico, ma in modo molto diretto. Io mi auguro che lo faccia, ma me lo auguro per il paese, ma perché così mi voglio spingere così in là? Perché da quella decisione dipende la volontà di vivere il futuro all'insegna del grande partito conservatore europeo, oppure continuare a vivere e a percepirsi come capofila di un gruppo di conservatori populisti sovranisti. Ambasciatore, in queste settimane si sta parlando di un possibile incarico per Draghi ai vertici delle istituzioni europee. Secondo lei ha qualche chance come presidente della Commissione o del Consiglio? Ma secondo me facciamo un cattivo servizio al presidente Draghi, sia a nominarlo come candidato, glielo facciamo ancora maggiore a dire quante probabilità ha. Nel senso che il presidente Draghi in questo momento non è esponente politico di un partito, non è esponente politico di un partito all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea. Questa doppia assenza di status del presidente Draghi, a mio modesto avviso e per quello che conosco delle istituzioni europee,
lo rende come una personalità di enorme autorevolezza e di enorme prestigio, che può formare parte di una decisione di quelle ore dei leader europei, qualora non trovino quell'intesa tra grandi partiti e grandi paesi. Lei è stato ambasciatore a Berlino e all'UE, e data la sua conoscenza sia della Germania che delle dinamiche europee, vorrei chiederle se ritiene che Berlino stia frenando l'Europa e se e quanto stiamo pagando le difficoltà interne alla coalizione di governo. Sì, in qualche caso Berlino ha frenato l'Europa. L'unica cosa che posso dire, per la conoscenza che ho di quel paese, in fondo anche per la stima che ho per molti esponenti della sua classe dirigente, è che a volte l'ha frenata indipendentemente dalla sua volontà, perché se un paese è in una condizione politica di oggettiva debolezza, come è la Germania in questi anni, basta vedere quanto è complicata la sua coalizione di governo, è evidente che se ogni dossier deve formare oggetto di un lunghissimo negoziato a Berlino, quel ruolo di locomotiva non solo economica ma anche politica che in più occasioni aveva assicurato la cancelliera Merkel, è evidente che adesso è più difficile da esercitare. E l'ultimo esempio è stato le ultime correzioni volutamente e prepotentemente imposte dalla Germania al patto di stabilità, che sempre per una dinamica di politica interna che doveva tener conto dell'assoluta sensibilità del ministro delle finanze, che è il segretario del partito liberale Lindner, che ha addirittura timori di quorum alle prossime elezioni eccetera, ha finito per inserire quei famosi numeretti che erano il contrario della filosofia della proposta iniziale della Commissione europea, rendendo un patto di stabilità che era originariamente pensato di nuova generazione come un patto di stabilità che obiettivamente ha conservato qualche capitolo del vecchio patto, ma soprattutto per mettere insieme frettolosamente il nuovo con il vecchio ha creato un patto di stabilità abbastanza farraginoso, abbastanza complicato e con degli elementi prociclici che sono esattamente quello che si voleva superare con la proposta della Commissione. Grazie molte. Prego. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.